Signore e signori, cari colleghi, c'è tempo di ricominciare il nostro lavoro e con grande piacere vorrei dare la parola al professor Girgensson dell'Università Göttingen per la relazione, amministrazione, la giustizia, legislazione e codificazioni. Prego, professore. Buongiorno a tutti. Comincio con una citazione di Gerardo Ortalli, lo spiritus rector del nostro convegno, che ha parlato del tesoro delle leggende presenti nell'autocoscienza dei veneziani, leggende che circondano le origini e lo sviluppo dello Stato. Mi riferisco al suo contributo al festeggiamento del centenario di Gina Fasoli. Ortalli riassumendo affermazioni della stessa Fasoli, di Franco Gaeta, di Barbara Marx e di molti altri, ha sottolineato che un elemento importante di queste leggende è la visione di Venezia come governo mite e giusto. Questo divenne un elemento del famoso mito di Venezia che ha trovato la sua piena maturità attorno all'anno 1500. Non vorrei soffermarmi su mitologia, essendo, secondo la mia visione, persona assai razionale, ma questo mito naturalmente è un punto assai importante nella coscienza dei veneziani e vale la pena di soffermarsi un po'. Parlerò, dopo questi cenni introduttivi, di alcuni presupposti fondamentali, poi nel centro della mia tematica sulla legislazione, sulla codificazione sotto due aspetti, statuti e capitolari, per chiudere con una domanda assai dubitosa che servirà per la discussione di dopo. Governo mite e giusto. Una manifestazione molto importante è l'amministrazione della giustizia. Il constata che la gente nello Stato veneziano era contenta. Si registrano pochissime ribellioni e penso che proprio questo aspetto della giustizia per tutti è un fondamento importante per spiegare la longeva esistenza dello Stato di Venezia, un millennio, e in specie i 700 anni del Commonwealth, come Orlandi l'ha chiamato.
Mi soffermo sul diritto civile piuttosto che di quello penale, perché le fonti sul diritto civile sono più espliciti. Il diritto penale nello Stato veneziano era nella mano dell'autorità, mentre quello civile aveva moltissime espressioni secondo il territorio in cui la gente viveva. Il diritto di quell'epoca, dal Medioevo centrale in poi, era legato al territorio. Questo fatto non si capisce da sé. Nell'Italia alto medievale era differente. Nei documenti sono citati persone, una persona, vivens legge romana, per gli indigeni originari, oppure secondo il diritto dei Longobardi, oppure di quello dei Franchi, legge salica vivens. Non era più così. Nei tempi di cui parlo, invece, il diritto era legato al territorio, non più alla qualità della persona. Questo mi pare un punto molto importante per amministrare la giustizia equa a tutti. Era necessario di non guardare allo stato sociale o legale di una persona. Mi concentro alle norme. È più facile farlo che non occuparsi della prassi, che lascio fuori anche per rispettare i limiti temporali. Sarebbe interessante di vedere come la norma viene applicata, perché naturalmente questo è anche importante per far contenta la gente. Ma, ripeto, non me ne occupo. Non me ne occupo di diritto penale, benché consapevole che anche questo è importante per la contentezza della gente. Si capisce molto bene che la trattazione dei delinquenti contribuisce al benessere della gente e perciò è nella visione di tutti. Come già detto, il diritto era legato al territorio. Ciò nonostante, mi pare importante di farsi un'idea delle differenze degli stati sociali in cui le popolazioni dello Stato veneziano vivevano. Comincio con lo straniero alla città di Venezia, che potevo ottenere la cittadinanza divisa in due qualità. La prima, de intus, davo il diritto di fare il commercio come gli veneziani e di acquistare i mobili come loro. Quello, la cittadinanza di extra, portava al godere dei privilegi dei veneziani fuori, cioè in quei luoghi dove i veneziani godevano dei vantaggi secondo le patuizioni che esistevano.
Passo brevemente per i cittadini originari una qualità che dava accesso a certi uffici per arrivare subito ai nobili. I nobili di Venezia erano gli unici in cui c'era il vero potere, la possibilità di decidere sugli affari dello Stato. La nobiltà della città di Venezia reggeva tutto lo Stato, numericamente calcolo che si tratta di un 3 o 5% della popolazione della capitale sola, ciò vuol dire meno di un 1% di tutta la popolazione dello Stato. Ciò nonostante quella mancanza di partecipazioni della grande massa degli abitanti, non ci erano problemi, ripeto, questo fenomeno che fa meravigliare lo storico che lo guarda. I nobili erano definiti dall'anno 1297 in un modo molto chiaro. Mi pare che c'è ancora necessario di sottolineare la singolarità di questa soluzione rispetto a quello che si vede in altre città. L'equazione significa nobile veneziano, maschio, adulto e membro del Maggior Consiglio. In tutte le altre città italiane, il Consiglio Generale Cittadino viene composto da membri eletti da un ceto di margini non ben distinguibili. A Venezia la cosa è diversa, si vede nei documenti dei notai del 3-400 e inoltre sempre la qualifica di una persona come nobilis vir, nobilis donna, domina. Ora è necessario di mettere lo sguardo al resto dello Stato veneziano, all'infuori della capitale. Abbiamo gli abitanti degli altri luoghi del Dogado. Armando Orlando ha parlato felicemente di altre Venezie nel titolo di un libro recente. È importante sottolineare che loro non avevano la cittadinanza veneziana, ma erano abitanti in una zona privilegiata rispetto a quello che veniva incorporandosi man mano nelle colonie, nelle province di terraferma. I sudditi delle altre regioni, in linea di massima, anche loro, non avevano la cittadinanza veneziana, con eccezioni. Faccio l'esempio di Padova, grazie al libro recente di Matteo Melchiorre, apparso pochi mesi fa, sulla patuizione dopo oppure alla fine dell'ultima guerra fra Padova e Venezia, in cui i padovani chiesero di essere che loro venisse concessa la cittadinanza veneziana
sì, ma solo quella di intus, al contrario di quello che avevano sperato. Molti anni fa, mi pare nel 1988, ho scritto un piccolo articolo sulla cittadinanza di Gasparino Barzizza, che nella letteratura era sempre chiamato cittadino veneziano. Non è vero. Viveva a Padova e la cittadinanza concessa lì era quella padovana. I nobili sono i soggetti della legislazione e, per far chiaro il sistema, menziona rapidamente i quattro grandi consessi con la facoltà di emanare leggi. Chiaramente il maggior consiglio è al capo, poi c'è la quarantia, un consesso di 40 membri, poi divisi oppure moltiplicati. La quarantia faceva fin dall'inizio parte del Senato, un consesso nel 3-400 di 120-150 membri, poi nel 1310 venne istituito il Consiglio di Dieci. Parlando della legislazione, basta per guardare a questi consessi. Le assemblee avvenivano almeno una volta alla settimana, per il Senato più spesso, per il Maggior Consiglio no, e si vede un'attività fervida di emanare leggi. Queste deliberazioni venivano raccolte in registri verbali. Lunghe serie, ieri si parlava già del Senato con misti, segreti, serie parallele, poi divise nel 1440 fra i misti divisi fra terra e mar. È un materiale non ordinata in modo sistematico, ma solo in modo cronologico. E questo faceva il problema di conoscere la norma da applicarsi in un ufficio per fare una decisione, per decidere una pratica, oppure di pronunciare una sentenza in un tribunale. Mi sono sempre domandato, questi membri dell'ufficio oppure della corte, laici, eletti nobili, come potevano sapere la base giuridica di un dato atto? Bisognava avere raccolte piuttosto sistematiche, come i nostri codici legali. A Venezia c'è un problema con gli statuti, che sono il modo abituale nelle città italiane di raccogliere il diritto vigente in modo sistematico. Statuti a Venezia, come sapete bene, ci sono del doge Jacopo Tiepolo, 1242, 5 libri, cui venne aggiunto un libro sesto
dal saggio Doge Andrea Dandolo del 1846, in cui sono raccolte leggi importanti emanati nel corso di cent'anni. Poi niente. A differenza di tante altre città, comincio con Treviso, ho contato 8 versioni statuarie dal 1208 fino al 1227, cioè un'attività fervida di fare nuove sistemazioni sia toccando un po' quello che c'era oppure fare un riordino completo. Padova, dopo lo statuto del 1285, c'è quello veneziano del 1420, nel frammisto c'è lo statuto trecentesco chiamato Carrarese. Speriamo che fra non molto ne avremo l'edizione critica, l'edizione non critica, a cura di Ornella Pettarelli, dopo vari tentativi per decenni di farne un'edizione di quel testo importante, che un'edizione che è molto desiderata. Ben Col, di buona memoria, ha cercato di fare questa edizione. Per solo un altro esempio mi rivolgo a Siena, in cui si vede una decina di versioni statutarie, una dopo l'altra, fino al 1545, fra cui quel famoso Costituto in volgare del 1309 a 1310. Anche Chioggia aveva uno statuto da sé, lo sottolineo per far chiaro che il diritto già nel Dogado era distinto da quello veneziano. L'edizione del testo del 72 a 79 è pubblicato nel Corpus Statuario delle Veneziani, una bella iniziativa del nostro Ortaldi. A Venezia si batteva una strada diversa. Non so perché, se qualcuno potesse spiegare quella attitudine di non seguire l'esempio delle altre città italiane, sarei molto felice di sentirlo, di sentire quella opinione e di pensarci. Ma veramente non ho trovato nessuna ragione perché a Venezia non si faceva lo stesso come negli altri stati italiani. Si può parlare di una debolezza nel volere di fare un ordine sistematico di tutta la legge, tutto il diritto vigente. A Venezia si cercava il modo di fare capitolari.
Capitolari, un capitolare è la raccolta del diritto importante per un ufficio oppure un consesso. Di solito all'inizio sta un nucleo che fa trapelare un ordine sistematico, può risalire al 200. La regola era che a questo vennero aggiunte leggi una dopo l'altra in ordine cronologico, ciò vuol dire senza nessun tentativo di fare un ordine sistematico. La parola capitolare non è specifico, significa nient'altro che un testo articolato in capitoli. A Venezia capitolari esistono per le arti professionali, abbiamo l'edizione di Giovanni Monticolo in 3 volumi, esistono soprattutto per le scuole, che l'esistenza si può trovare confermata nel bel libro di Francesca Ortalli sulle scuole. Dall'altro canto, non tutti i capitolari, nel senso che ho definito, si chiamano capitolari. Abbiamo le commissioni, che in sostanza non sono altro che un capitolare, commissioni che regolavano gli uffici dei rettori nei territori della Repubblica, oppure dei consoli nelle colonie mercantili di cui abbiamo sentito ieri. Oltre alle commissioni ci sono le promissioni ducali, talvolta anche chiamata capitolare. Mi soffermo un po' su questo tipo, anche perché sto preparando l'edizione di alcune promissioni del 3-400, cioè è una materia familiare per me. Le prime promissioni risalgono al tardo secolo XII. Quelli dal 1229 in poi cominciano con una parte che si ripeteva inalterata fino al 1789 per l'entrata di Ludovico Manin, l'ultimo doge, in latino. Una parte iniziale, anche questa fa trepalare un ordine sistematico, viene più allargata con l'addizione di nuove disposizioni. Per far questo, ogni volta dopo la morte di un doge, il Maggior Consiglio elesse una commissione di 5 correttori alla promissione ducale che facevano una revisione guardando a quello che si doveva cambiare, cancellando anche disposizioni superate e aggiungendo i testi che nel 3-400 nella mia trascrizione occupano una cinquantina di pagine dattiloscritte, più tardi sono lunghissime,
sono stati dati alla stampa dal 1595 in poi, e abbiamo la raccolta di Gisella Graziato con testi fino all'anno 1300. Sottolineo che questa cesura non ha senso. La Graziato si è servito di un codice che raccoglie promissioni ducali fino al 1740 all'incirca, e io avrei desiderato di vedere tutti questi testi riuniti in volume, ma ha fatto cadere la penna con l'anno 1300. Ora vengo ai capitolari nel senso proprio. Un calcolo provvisorio porta a una cifra attorno a un centinaio manoscritti, ripeto, dal 200 fino al 700. Sarebbe inutile di elencare qui tutti gli uffici per i quali esistono, si sono conservati questi capitolari, meglio guardare al Marino Sanudo de origine sito et magistratibus urbis venete per averne un elenco che seguire la lista sicuramente tediosa dei uffici per cui si sono conservati questi capitolari, ma ne menziono alcune. Il capitolare più importante per la vita dello Stato è quello del Minor Consiglio. Dei secoli XIV-XV si trovano 10 manoscritti. Il numero si spiega perché ciascun consigliere ducale, vuol dire membro del Minor Consiglio, era tenuto di avere una copia del capitolare a casa per farsela leggere regolarmente. Ho l'impressione che si facesse in traduzione volgare. Il latino per un laico, anche nobile, anche ben educato, potrebbe essere una difficoltà insuperabile. Non lo so. Per studiare le strutture dello Stato e le procedure di governarlo, il capitolare del Minor Consiglio è una fonte di importanza primaria. Auspicabile sarebbe un'edizione critica, e se qualcuno fosse pronto o pronta a colarsi il compito di un'edizione critica, volentieri offrirei l'elenco di quelli 10 manoscritti, 3-400, anche in ordine cronologico. Il tempo. Dunque, cerco di essere breve, cercando di leggere l'elenco degli uffici che ho notato per dare esempi. Comincio con i procuratori di San Marco, quelli sopra le commissarie e quelli della Chiesa, auditori,
avvocatori di comune, camerlenghi di comune, capitolare in volgare pubblicato da Lorenzo Tomasin, ufficiali al cadaver, ufficiali agli imprestiti, signori di notte, pubblicato da Filippo Unanimo Cenigo nel 1877, Pistomini del Fondaco dei Tedeschi, pubblicato da Georg Martin Thomas nel 1874, importanti sono i capitolari per le corti del palazzo. Ne abbiamo l'edizione, ma soltanto fino all'anno 1300, da Melchiorre Roberti, in due volumi. E finisco con quello apparso da ultimo, Consoli dei mercanti a cura di Marco Michelon nel 2010. Sono alla fine con la promessa domanda dubitosa. I statuti veneziani erano pubblicati in molte edizioni fino al Settecento inoltrato e si poteva conoscere bene il diritto presente negli statuti. Le edizioni sono corredate dall'aggiunta di molte leggi importanti ma senza gran ordine sistematico. Ma per l'attività quotidiana degli uffici e dei tribunali erano importanti proprio questi capitolari che però non erano pubblicati. Erano di uso interno negli uffici e la gente che cercava la giustizia, come loro potevano sapere le basi delle decisioni, le basi delle sentenze che dovevano soffrire, ma ripeto, ciò nonostante pare che fossero contenti con la gestione con la gestione dello Stato e l'amministrazione della giustizia da un governo mite e giusto. Vi ringrazio. Professor Girgenson, volevo ringraziarla per una sintesi così ampia e così brillante, così interessante. La ringrazio moltissimo e vorrei dire che avremo la discussione, come sempre, dopo, alla fine della seduta. E adesso vorrei dare la parola al professor Pezzollo dall'Università di Ca' Foscari di Venezia per la relazione la Costituzione fiscale dello Stato veneziano. Grazie. Grazie. Alcune premesse molto rapide che vogliono più che altro illustrare i limiti di questo mio intervento, limiti dovuti anzitutto alla carenza linguistica per quanto riguarda i domini dello Stato d'Amar, in altre parole la conoscenza di lingue di ceppo slavo e greco mi sono praticamente sconosciute e questo ha notevolmente, mi sono accorto, credo che abbia notevolmente limitato il mio raggio d'azione. Mi sono basato per questa relazione sulla Costituzione fiscale, sulla letteratura disponibile nelle poche lingue a me più o meno accessibili.
Cosa intendo per costituzione fiscale? In estrema sintesi, le regole del gioco. Vale a dire regole informali e formali che sovrintendono le relazioni tra soggetti, tra istituzioni e così via. E all'interno di queste regole che cosa succede e come queste regole possono influire sugli atteggiamenti, sui comportamenti delle persone, nello specifico sui comportamenti dei contribuenti veneziani, dello Stato da mar e dello Stato da terra. Il tutto in un contesto che è stato giustamente definito come Stato giurisdizionale, che presenta delle sovrapposizioni dove le giurisdizioni, appunto, le delimitazioni, i confini delle giurisdizioni non sono chiarissime, in particolare nello Stato veneziano. Ora, quali sono le regole formali all'interno dei domini veneziani? Sono quelle per lo più dettate dai patti di dedizione, cui si è già accennato ieri. Patti di dedizione, abbiamo visto che sottolineano spesso la continuità, cioè il nuovo signore, i veneziani cercano di mantenere una continuità con i regimi precedenti, per lo più signorili in terraferma, e bizantino, vari nello Stato da mar. Quod servetur consuetudo, le cose remaneant ad conditionem solitam, sono le frasi più o meno ambigue, più o meno prudenti che le autorità veneziane appongono come risposta a certi sollecitazioni delle comunità appena soggettate. Che si mantenga quindi la consuetudine, però la consuetudine può essere anche un'arma a doppio taglio, nel senso che da una parte si dichiara formalmente che verrà mantenuta una continuità, però dall'altra il sottolineare la consuetudine significa anche che si possono tranquillamente rifiutare richieste di esenzioni, privilegi, abbassamento del carico impositivo e così via. Quindi, ripeto, è una scelta ambigua. Questo, per quanto vale lo Stato da terraferma, e anche per i domini d'oltremare, salvo alcune eccezioni. Padova e Treviso, non a caso, in quanto molto vicine alla laguna, e come si è detto anche ieri, Padova ha conquistato armata manu, e Creta. Il caso di Creta è estremamente interessante, mi sembra, perché anche dal punto di vista fiscale il dominio veneziano, quando arriva, non si comporta certamente come un dominus che cerca di mantenere la continuità. Anzi, stranamente i veneziani come dire, spossessano gli arconti, i signori locali, dei loro diritti di proprietà. Il diritto di proprietà è uno dei pilastri di una costituzione fiscale. E in questo caso i veneziani non si pongono molto problemi. Atteggiamento che peraltro pagheranno duramente, perché Creta, la storia di Creta in età veneziana sino al 500, molto nel 2 e nel 300, come sapete, è punteggiata da numerosissime rivolte, che peraltro, come vedremo, non hanno una matrice, a mio vedere, ripeto, per quanto mi è stato possibile vedere, antifiscale. Bene, formalmente
la continuità. Di fatto, tuttavia, come già si è detto ieri, le cose cambiano, in alcuni casi repentinamente. Subito dopo la dedizione, ad esempio, i veneziani impongono il nuovo dazio della seta a Vicenza nel 1405. Per quanto riguarda invece l'imposizione diretta, la questione è molto più delicata, perché, come adesso, l'imposta diretta ha delle valenze politiche non indifferenti. Ed è interessante notare che la prima imposta diretta, che assumerà nel tempo una forma di prelievo regolare, la dadia delle lance o colta ducale, eccetera, riprende il termine già da una tradizione comunale, anzitutto, a sottolineare questa continuità. In secondo luogo, l'imposizione della dadia per diventare regolare necessiterà di qualche decennio. C'è un'imposizione erratica e poi progressivamente sembra quasi che si costruisca una sorta di, virgolette, tradizione per poi riscuoterla annualmente. A differenza della terraferma, comunque, nello stato d'Amar si nota una tendenza a mantenere e talvolta a rafforzare una congerie di esenzioni, privilegi, prerogative particolari, credo per, direi, l'incombente minaccia. Siamo in una zona di confine, dalla Dalmazia a Creta, sottoposta anche alle minacce genovesi, bizantine, poi ottomane e così via. Questo continuo stato di difesa, secondo me, consiglia ai veneziani ad attuare una certa politica di esenzione piuttosto larga, e questo probabilmente spiega anche la differenza con lo stato da terra, dove peraltro i privilegi sono abbastanza limitati, i privilegi diciamo giuridicamente riconosciuti sono abbastanza limitati. Vi sono differenze nel corpo dei contribuenti tra cittadini, contadini, o meglio distrettuali, abitanti delle vallate, ecclesiastici, ma sono spesso visti, considerati come privilegi di fatto e non di diritto. Vorrei anche sottolineare il fatto che Venezia non si pone la questione di uniformare il corpo dei contribuenti. E questo non è sorprendente, perché nella logica dello Stato d'antico regime non esiste il concetto di uniformità impositiva. Lo Stato d'antico regime, appunto, è un meccanismo, una sorta di costruzione che si è formata nel tempo, che mantiene, che non lascia nulla. Le cose mutano naturalmente, tuttavia anche sul piano del diritto, direi, fiscale, anche se non è un termine adeguato, i contribuenti sono suddivisi per status. Questo è evidente soprattutto nello Stato d'Amar, dove il ruolo dei feudatari, dei signori locali di origine latina o veneziana è particolarmente importante dal punto di vista dei contadini. La gran parte dei contadini, come sapete, è suddivisa tra servi sottoposti ai feudatari locali o servi dello Stato, e sono i feudatari locali che riscuotono una buona parte di quello che pagano i contadini in termini di oneri
in termini di servizi personali, corvée e così via. Un altro elemento che distingue lo Stato da terraferma dal Levante è il ruolo dei servizi personali, estremamente importante nei domini d'oltremare, servizio nelle galee, guardie nel sistema difensivo da Cipro a Creta e così via, forniture di carri, eccetera, cose presenti, elementi presenti anche nel dominio da terra, ma non così rilevante, a mio vedere, come nel dominio da mar. Un ulteriore problema che mi sono posto, e qui vi ho già accennato, riguarda l'atteggiamento dei contribuenti, che si può suddividere, seguendo uno schema della sociologia neoistituzionale e fiscale degli ultimi tempi, tra conformità volontaria, cioè una sorta di totale adesione al dovere fiscale, quindi abbiamo un modello teorico, e una conformità quasi volontaria, che è data da una serie di regole e da elementi coercitivi. Allora, sfogliando testamenti di veneziani nel 5-600, talvolta si nota che tra i consigli che i testatori danno ai propri eredi, talvolta si nota che si consiglia di pagare regolarmente le tasse, decime e tanse, cioè le imposte dirette a Venezia. Ora, questo naturalmente è piuttosto curioso, no? O perlomeno, a mio vedere, è piuttosto curioso. E c'è da chiedersi ovviamente perché. Dunque, per quanto riguarda i patrizi, si potrebbe spiegare la cosa anzitutto con la necessità di evitare i sequestri dei beni per causa di debiti d'imposta. Abbiamo due elementi spesso contraddittori. Da una parte le autorità veneziane si lamentano della crescita dei debitori, quindi dei crediti d'imposta. Ci sono i contribuenti che non pagano o che pagano con grande ritardo. Dall'altra però abbiamo anche, in momenti specifici, in congiunture particolari, abbiamo delle azioni da parte delle autorità fiscali veneziane piuttosto severe, con importanti, considerevoli sequestri di beni, eccetera. Quindi si tratta di cercare di evitare quindi questi sequestri. Per un patrizio la cosa vale ancora di più, perché pagare regolarmente alle imposte significava anche tutelarsi da eventuali attacchi di rivali politici. Sapete che insomma, il Senato e il Maggior Consiglio erano arene in cui si confrontavano fazioni, parentele, eccetera. E quindi occorreva anche, a mio vedere, tutelarsi da questi attacchi. Allora dovremmo anche concludere che i patrizi provavano una sorta di senso del dovere fiscale? Apparentemente sì, tuttavia anche è interessante notare che non sono solo i patrizi che impongono ai propri eredi di pagare regolarmente le tasse, ma anche cittadini, popolani, donne. Questo sollecita qualche considerazione a cui qualche domanda a cui sinceramente non sono in grado di rispondere per me in maniera sufficiente. Quindi abbiamo attraverso questi testamenti abbiamo una sorta di risultato che sembrerebbe apparentemente
un elemento dovuto alla conformità volontaria. Bisogna pagare le tasse e io sul letto di morte, eccetera, lo impongo. Dall'altro però abbiamo una serie di dati che riflettono una resistenza da parte dei contribuenti veneziani o perlomeno una conformità che è dovuta a minacce da parte del fisco. Un ulteriore elemento mi sembra interessante è che il dovere fiscale è visto quasi come una sorta di dovere morale. Quindi il pagamento delle imposte riguarda anche la coscienza. Sul letto di morte è ovvio che ci si presenta nel migliore dei modi dei propri discendenti, no? Mi raccomando, seguite una vita morigerata, eccetera, eccetera. Pagate le tasse, quindi la coscienza del buon cittadino. Da questa area passiamo invece a manifestazioni più violente, di resistenza vera e propria alla tassazione, con due episodi. 1266, il governo veneziano impone una tassa sulla macinazione. Immediatamente scoppia una rivolta in città. Il governo interviene duramente, vengono presi i vari sobillatori, vengono impiccati, ma nello stesso tempo viene abolita la nuova tassa. Candia, 1363. Corre voce che il governo veneziano voglia imporre una nuova tassa. Per cosa? Per il mantenimento del porto. Si presenta un gruppo piuttosto folto di feudatari, di signori locali, e di fronte al rifiuto di ritirare la tassazione scoppia una rivolta. Anche qui, questa volta naturalmente la repressione è più lunga, viene inviato un contingente di uomini d'arme e di balestrieri da Venezia sotto il comando di Lucchino dal Verme, quindi un comandante mercenario, e dopo qualche mese la rivolta viene repressa. Quello che è interessante notare è che non si trova, almeno da quanto ho visto, non si trova nella documentazione, non si trova nei riferimenti circa il governo dei rivoltosi, nessun atto che riduca la tassazione. Vale a dire, la fiscalità è una sorta di miccia che accende la rivolta, ma che poi non ha seguito. A Candia i problemi erano ben altri, era appunto il rapporto tra veneziani locali, tra personaggi di origine latina, di origine greca, eccetera. Quindi il tema fiscale era secondario, e non a caso quella rivolta sarà la prima in cui si uniranno veneziani, cioè cretesi di origine veneziana e cretesi, diciamo, nativi, indigeni. Anche in questo caso, tuttavia, la tassa viene eliminata. Ora, secondo Mark Bloch, le rivolte contadine potrebbero essere paragonate agli scioperi dell'età contemporanea, cioè manifestazioni più o meno drammatiche, in cui manifestazioni pubbliche in cui una parte della popolazione spinge
verso un mutamento rispetto a regole, in questo caso tasse, eccetera. E mi sembra che in questi due casi, in cui si parla di rivolte, sommovimenti, eccetera, questi due casi siano da intendersi soprattutto come delle manifestazioni di una opinione pubblica, usiamo un altro termine anacronistico, che mira a limitare certe decisioni delle autorità. In sostanza, sdrammatizzerei l'impatto molto relativo delle rivolte nello Stato veneziano. Ci si rivolta soprattutto, e questa volta con particolare rabbia, quando manca il pane, quando si pensa che i propri diritti di proprietà, come a Creta, siano stati lesi. Alcuni spunti conclusivi. Nello Stato d'antico regime vi era una certa vi era poca chiarezza per quanto riguarda la differenza tra prestito e imposta. E questo permette, secondo me, a spianare la strada verso nuove imposte dirette. Lo vediamo a Venezia e lo vediamo in terraferma. A Venezia si passa dal prestito volontario al prestito obbligatorio, che diviene di fatto un'imposta diretta. Analogamente, in terraferma, almeno fino agli inizi del Cinquecento, talune imposte vengono anticipate da richieste di prestiti. E poi vi è il sussidio, imposto alla fine degli anni 20 del Cinquecento, è preparato da una serie di prestiti. Questo per mantenere una apparente continuità. Mi sono chiesto poi, per concludere, se il fatto che Venezia fosse una repubblica implica delle differenze per quanto riguarda, diciamo, la costituzione fiscale rispetto ad altri stati. Dunque, mi sembra che il grado di discrezionalità degli organi tributari veneziani sia inferiore, ad esempio, a Firenze, nella Firenze rinascimentale. La mano del fisco a Firenze è usata come strumento della fazione al potere per mettere in difficoltà la fazione avversaria. Questo non è possibile, a mio vedere, a Venezia. Perché? Perché vi è una struttura, anzitutto collegiale, sostenuta anche da un elevato turnover dei membri dei vari collegi. E quindi c'è la possibilità che il proprio rivale, dopo sei mesi, sia al posto di chi può esercitare una certa pressione nei confronti di altri. Quindi viene assicurata una sorta di reciprocità nel medio e breve periodo che, secondo me, tutela alla fine i contribuenti dalla discrezionalità delle autorità. Questo non sempre è valido, però, per tutto lo Stato, perché la fiscalità è un potente strumento per mettere in difficoltà, ad esempio, tra 5 e 600 i forti lignaggi nobiliari della terraferma, che non si conformano al mutamento di prospettiva esercitato dal governo veneziano. Quindi, affermazione coraggiosa: a Venezia abbiamo una fiscalità repubblicana che tutela i contribuenti, ma nei domini abbiamo una fiscalità signorile che potrebbe essere minacciosa per
i contribuenti. Da una parte Repubblica, da una parte il principe, con una forte discrezionalità. E con questa provocazione vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Grazie tante, professor Pezzolo, per il contributo molto ampio e molto interessante. Avremo la discussione dopo. E adesso passo la parola al professor Zanini dell'Università di Udine per il discorso Amministratori e burocrati nel secolo della decadenza. Grazie. Il capitolare del convegno prevede che io parli mezz'ora. Cercherò solo di rubare qualche minuto che è stato gentilmente lasciato da Lucio Pezzolo. A lungo nel corso del Novecento la storia dello Stato ha coinciso con la storia degli apparati amministrativi e delle funzioni amministrative pubbliche. L'evoluzione delle formazioni statuali, cioè, è stata interpretata prima di tutto come formazione e trasformazione dell'amministrazione, perché sul modello dello Stato ottocentesco l'attività amministrativa è stata considerata la funzione principale nella quale si esplicava l'essenza dello Stato, è il famoso paradigma dello Stato moderno. All'interno di questo schema interpretativo, il caso delle monarchie e quello delle repubbliche sono stati considerati in modo differente, le seconde essendo irrimediabilmente penalizzate, perché deficitarie di autorità centrale. Se a ciò si aggiunge che in tutta la storiografia del dopoguerra gli antichi stati italiani, a causa della loro dimensione regionale, sono stati ritenuti incapaci di creare i presupposti per la costruzione di veri stati moderni, si può facilmente intuire perché la storia della Serenissima Repubblica di Venezia e l'evoluzione del suo apparato amministrativo siano stati sostanzialmente ignorati dalla storiografia novecentesca sullo state building. Nonostante più voci si fossero da molto tempo levate a richiamare l'attenzione su taluni aspetti di precoce modernità dell'amministrazione marciana, per esempio l'indiscussa fama della sua diplomazia rinascimentale, oppure prima ancora la precoce distinzione tra patrimonio dello Stato e del principe. E nonostante la storiografia su Venezia avesse da tempo analizzato l'evoluzione dell'amministrazione centrale veneziana, utilizzando criteri del tutto compatibili con lo schema weberiano della formazione di una burocrazia moderna. Sullo studio della burocrazia veneziana in termini storici ha poi pesato l'idea che la burocrazia sia una forma degenere di esercizio dell'attività amministrativa e che il massimo di abuso si manifestasse nel passato in quei sistemi di governo, come le repubbliche aristocratiche per l'appunto, dove le leve dello Stato erano in mano ad una classe di nobili amministratori, al cui interno corporativismo, reclutamento familistico e inefficienza sarebbero state dunque al grado massimo. Questo intervento ha come obiettivo quello di ricostruire un profilo generale della burocrazia veneziana tra XVI e XVIII secolo, dando conto degli studi che negli ultimi 30 anni hanno provato ad uscire dagli schematismi dell'impostazione teleologica a cui sopra si è fatto riferimento e provando ad avanzare alcune interpretazioni complessive e nuove della storia dell'amministrazione veneziana. Schematizzando si possono distinguere quattro grandi settori amministrativi. Il primo è quello degli uffici patrizi, riservati cioè ai soli membri del patrizzato lagunare. Nella terminologia politica veneziana si usava distinguere tra consilia e ufficia, tra uffici di fuori, cioè svolti nei possedimenti veneziani da terra o da mar, e gli uffici di città, i quali a loro volta erano distinti più per comodità di orientamento che per effettiva specializzazione di funzioni tra uffici di San Marco e uffici di Rialto. Nel complesso, agli inizi del Cinquecento, con esclusione naturalmente del servizio nel Maggior Consiglio, la cui partecipazione era considerata un diritto dovere, il numero di cariche patrizie è stato calcolato in 750 posti.
Il secondo circuito amministrativo era quello specializzato della Cancelleria Ducale, l'ufficio centrale nel quale venivano conservate le carte del governo e dal cui personale dipendeva il funzionamento degli organi principali della Repubblica. Questo comparto trovò nel 400 una sua sistemazione complessiva, stabilizzando procedure di formazione e reclutamento del personale. Nel 1481 se ne regolò il numero dei funzionari in 80. Il terzo livello dell'amministrazione era indicato con l'espressione uffici di ministero. Si trattava di un'ampia gamma di cariche inserite in consigli e uffici che svolgevano attività ausiliaria rispetto alla funzione degli uffici patrizi, ad esempio gli incarichi di notaio, scrivano, quaderniere, cassiere, scontro, masser, eccetera. Posti intermedi che fungevano da vera e propria spina dorsale dell'amministrazione e su cui gravava la routine quotidiana di tutti gli uffici. Il loro numero è difficilmente quantificabile. Verso il 1500 è possibile stimarlo molto approssimativamente in 250 posti. Infine, il quarto livello dell'amministrazione, il meno noto e indagato, è quello che gli osservatori settecenteschi chiamavano uffici di basso ministero. Si trattava di tutti gli uffici minori presenti in una moltitudine di magistrature e consigli, con compiti vari, non di rado manuali. Il fante aveva funzioni di inservente e di guarda, il comandador era il messo incaricato di intimare atti giudiziari e così via. Il numero di tali uffici è sconosciuto ed era correlato a quello degli uffici di ministero. Nel corso dei secoli, infatti, varie cariche o varie categorie di cariche di questo tipo vennero alternativamente considerate nella categoria superiore o inferiore, modificando di conseguenza caratteri e forme del reclutamento. Nel complesso non è impensabile pensare che agli inizi del XVI secolo l'amministrazione centrale veneziana civile occupasse qualcosa come 1500 persone. Se si tiene conto che da questo novero si dovevano scegliere anche i patrizi e i loro ufficiali destinati ai reggimenti in tutto il dominio, nonché gli ambasciatori in varie sedi estere, si tratta di un numero assolutamente plausibile per uno Stato che andava da Cipro fino alle porte di Milano e del tutto compatibile con i pochi casi europei per cui una valutazione del genere è stata tentata. Se ipotizziamo che la popolazione italiana dello Stato Veneto fossero all'incirca di 1 milione di persone e quella dello Stato Damar ancora più approssimativamente di circa 500.000, abbiamo un rapporto tra amministrazione centrale e popolazione di 1,3 a 1000, che si avvicina molto a quello della Prussia alla fine del Settecento, 2 a 1000, e del Regno Unito alla stessa epoca, 1,5 a 1000. Monarchie certamente più popolose e ampie, ma note soprattutto la prima, la Prussia, per la sua complicata impalcatura burocratica. Naturalmente stiamo considerando sistemi statuali, i cui ambiti di intervento erano estremamente più ridotti di quelli attuali, perché interi settori, quali ad esempio la sanità o la scuola, esorbitavano dai compiti dello Stato. Anche le grandi monarchie europee, poi, affidavano in toto alle comunità locali l'esercizio dell'amministrazione e della giustizia nel territorio. Venezia, ad esempio, estese la propria sovranità ad alcune grandi e popolose città del nord Italia, già dotate di una propria struttura amministrativa e politica. In queste città il governo centrale veneziano si limitava a inviare un proprio rettore, in alcuni casi assieme a un capitano, con un cancelliere e pochi fanti al seguito, lasciando sostanzialmente all'autogoverno cittadino il compito di condurre la cosa pubblica. Esemplare al riguardo il caso delle camere fiscali. Questi erano gli uffici collettori delle imposte e dei dazi in terraferma, gangli essenziali nel sistema di alimentazione della finanza centrale marciana. Nelle città principali il rettore era affiancato da uno o più camerlenghi che svolgevano funzione direttiva generale delle camere e soprattutto ottenevano le chiavi della cassa. Nelle podestarie più piccole si occupava di tutta la materia contabile e fiscale invece il rettore stesso. In entrambi i casi, però, il personale della Camera
Era quello trovato sul luogo, veniva reclutato sulla base di procedure locali e con una formazione assai difforme. Di separatezza giuridica non a caso ha parlato Claudio Povolo, per inquadrare le relazioni tra centro e periferia nello Stato Veneto, anche a proposito dell'organizzazione burocratica della Repubblica. Una separatezza che aveva la sua origine nella distanza tra il diritto in vigore in terraferma, di matrice romana, e quello veneto di cui i rettori erano spesso isolati portatori, ma che si manifestava anche in questa complessa architettura amministrativa, nella quale il governo centrale svolgeva sostanzialmente una funzione di attento ma distante regolatore dei conflitti, rinunciando a dispiegare un effettivo controllo amministrativo su tutto il territorio. L'esercizio della giustizia, infatti, più che l'attività amministrativa, costituiva l'essenza del governo. La divisione dell'amministrazione centrale nei quattro sopradescritti settori trovava la propria ragion d'essere uno dei problemi più avvertiti nei sistemi burocratici della prima età moderna, la fedeltà dell'ufficiale al sovrano. In epoca medievale il problema era stato affrontato privilegiando individui e famiglie vicine al patriziato, oppure coinvolgendo il personale ecclesiastico. Nel XV secolo ebbe tuttavia termine la fortuna del notariato ecclesiastico a Venezia e le accresciute dimensioni dello Stato italico imposero scelte più generali e risolute. La soluzione escogitata diede forma ad un intreccio particolare tra assetto amministrativo statale e articolazione della società veneziana, creando una società d'ordini con pochi o nessun paragone tra gli stati europei coevi. Una società nella quale il principio ordinatore era dato dal servizio allo Stato. La prima fascia degli impieghi era infatti riservata ai patrizi. Il secondo e il terzo comparto vennero invece progressivamente riservati ad un'altra categoria di cittadini, non nobili ma onorevoli per qualità sociale e per antichità di residenza in città, i cittadini originari. Tale duplice processo di formazione di un ceto giuridico caratterizzato per fedeltà alla città, i cittadini originari, e di definizione di un certo numero di uffici burocratici ad esso assegnati, condusse ad un sistema con notevoli vantaggi. Negli uffici più prestigiosi di responsabilità politica, come la cancelleria, e in quelli più specialistici, venne impiegato personale socialmente selezionato, le cui famiglie erano note da lungo tempo e il cui status giuridico disegnava una sorta di seconda nobiltà, non di natali ma di servizio allo Stato. Fu in sintesi il criterio della venezianità a governare il reclutamento nell'amministrazione centrale veneziana. Maggiore era il grado di vicinanza alla città e il senso di appartenenza ad essa, maggiore era il grado di condivisione della gestione politica nei ruoli cardine dell'amministrazione. Naturalmente non si trattò di una scelta indolore. Ne rimasero fuori in primo luogo le aristocrazie della terraferma, che si ritrovarono escluse dal circuito di governo centrale della Serenissima e ripiegarono, si fa per dire, sul controllo dei consigli cittadini. Meno rigido fu invece il filtro di selezione per l'entrata negli incarichi riservati ai cittadini originari. A partire dal 600 le maglie dell'amministrazione centrale veneziana si allargarono e non furono poche le famiglie forestiere che poterono inserire un proprio membro nella burocrazia marciana. Ma il principio della fedeltà alla città e al suo governo aristocratico, come principio regolatore della vita amministrativa pubblica veneziana, rimase in vigore fino al 1797, quando appariva un po' a tutti ormai come il relitto di una città-stato medievale. La logica sociale che reggeva l'articolazione dell'amministrazione influenzava profondamente i meccanismi di reclutamento del personale. La qualità sociale e ideologica di patrizi e cittadini originari non era infatti l'unico filtro per il reclutamento, che aveva luogo in modi diversi nei differenti gradi amministrativi. Per i nobili lo status patrizio, assieme al raggiungimento della maggiore età, dava il diritto a sedere nel maggior consiglio, che fungeva da organo primo di distribuzione delle cariche. Qui il giovane patrizio entrava nel complesso meccanismo di assegnazione delle cariche, che avevano pressoché tutte durata limitata e l'impossibilità della rielezione immediata.
Ciò comportava un incessante turbinio di elezioni e una continua rotazione dei patrizi nelle cariche, un sistema il cui obiettivo era, come nella democrazia ateniese, di evitare abusi di potere dovuti alla permanenza prolungata nella stessa carica. A fianco ho notato Movimento 5 Stelle, un riferimento che agli italiani non sfuggirà. Il primo punto debole di tale organizzazione consisteva proprio nella fase di selezione, cioè delle elezioni. Come è stato efficacemente dimostrato, queste raramente si svolgevano senza propaganda, pressioni, accordi. Era il sistema del broglio, una prassi informale diffusissima che obbligava il singolo alla ricerca e all'acquisizione di un certo consenso generale, con il fine ultimo di evitare comportamenti originali e iniziative individualistiche. Era senza dubbio una forma di selezione che non privilegiava il merito e apprezzava poco le capacità individuali, ma che aveva il grosso vantaggio di emarginare sistematicamente i personalismi e anche tutto sommato i casi di manifesta incapacità. Uno dei grandi dilemmi delle organizzazioni burocratiche, come è noto, è se sia più nocivo portare un incapace in posizione di comando oppure non portarvi un elemento capace. I patrizi veneziani avevano scelto di rinunciare a qualche soggetto meritevole per poter rendere inoffensivi gli inetti e i pericolosi. Esemplare in questo senso la vicenda di Marin Sanudo, il grande diarista rinascimentale. Non gli mancava nessuno dei requisiti necessari per raggiungere il vertice del potere politico lagunare, a cui apertamente ambiva. Né una famiglia numerosa, né un patrimonio, né amicizie influenti. Oltretutto disponeva di una grande cultura e conoscenza dell'ordinamento della Repubblica. Ma forse anche per questo era pedante ed arrogante con chi gli si parava davanti. Nelle elezioni e i posti che contavano raccolse nella sua vita solo grandi sconfitte elettorali. Gli venne probabilmente preferito qualche mediocre, ma che non avrebbe creato tensioni in un corpo politico che viveva di relazioni e mediazioni. Un secondo punto debole consisteva nella bassa specializzazione professionale che il sistema della rotazione delle cariche comportava. Non esisteva infatti un vero e proprio cursus honorum e un patrizio poteva ritrovarsi a svolgere uno dopo l'altro, per esempio un incarico amministrativo, uno giudiziario, uno militare e così via. Tuttavia, nel gioco complesso e infinito delle elezioni, qualche logica complessiva è percepibile. Le famiglie patrizie di maggior peso politico e rilevanza finivano per inserire costantemente propri membri nel cerchio interno dei consigli maggiori, dove le cariche davano pochi vantaggi economici, ma molte responsabilità e dunque molti onori. Le famiglie più povere invece privilegiavano circuiti di cariche retribuite mediocremente, ma di nessuna spesa, e che magari davano la possibilità di avere continue nomine. La tendenza generale della Repubblica fu insomma verso una oligoplutocrazia. Quanto alla formazione professionale di patrizi, anche questa differiva notevolmente a seconda della classe, della famiglia di appartenenza. I nobili che si dedicavano al commercio, tra i quali vi erano in età rinascimentale le famiglie più ricche ed abbienti, entravano normalmente negli uffici pubblici in età matura, dopo una considerevole esperienza di traffici e viaggi magari in Levante. I nobili minori, che intendevano o erano invece costretti a dedicarsi agli uffici pubblici, iniziavano il loro lungo apprendistato in uffici minori fin da giovani, prima di giungere a qualche incarico di responsabilità. Ciò comportava un allungamento della carriera patrizia, tanto che quella veneta è stata descritta come una vera e propria gerontocrazia. C'è un bel episodio che ricordo quando posso. Nel 1539 Venezia è in guerra con i turchi e bisogna mandare un ambasciatore a Costantinopoli. E ovviamente via terra, perché via mare non è sicuro. Immaginatevi cosa vuol dire andare a cavallo da Venezia a Costantinopoli. Viene mandato un 85enne che si chiama Pietro Zen. Ovviamente arrivato a Sarajevo questo poveretto muore. Allora viene mandato un sostituto e gli si manda uno di 84 anni, Tommaso Contarini, che però completa la missione, torna a Venezia e rimane attivo in politica per altri 10 anni.
Nell'addestramento tipo del funzionario patrizio medio, non rientravano gli studi universitari. Una solida cultura non era disprezzata, ma una laurea in legge era considerata un sovrappiù, quasi una stravaganza, che poteva correre il rischio di limitare il senso comune e la conoscenza delle leggi patrie, che erano considerate l'alfa e l'omega della preparazione di un patrizio. Questi punti deboli nel reclutamento e nella carriera degli ufficiali patrizi veneziani erano parzialmente compensati dal fatto che nei loro uffici erano affiancati da personale stabile che svolgeva il proprio carico per tutta la vita nella stessa carica o in cariche simili, dotati di una forte specializzazione e di un'adeguata preparazione. Il livello più alto era rappresentato dal personale della Cancelleria Ducale, da dove provenivano i segretari che assistevano ai lavori dei maggiori consigli veneziani. Il reclutamento di questi funzionari avveniva per concorso. In una prima fase i giovani erano sottoposti ad un esame di latino e di volgare, quindi erano oggetto di ballottazione, cioè votazione, da parte del Consiglio dei Dieci. La carriera del segretario era scandita da passaggi rigorosi secondo un meccanismo minuzioso che metteva assieme anzianità e meriti di servizio. Anche in questo caso la preparazione universitaria era considerata inutile, i funzionari venivano cresciuti nell'ambiente familiare nel quale imparavano l'ideologia del servizio. Lo spirito di corpo dei funzionari della Cancelleria Ducale non era il residuo di un'antica fedeltà personale al principe, ma un moderno corporativismo burocratico, paragonabile a quello che contraddistinse i comparti più specializzati ed esclusivi delle monarchie europee settecentesche, un radicato senso di identità professionale e sociale, un forte attaccamento allo Stato e al suo ceto. Più complessi ancora erano i meccanismi di reclutamento delle due fasce inferiori dell'amministrazione marciana. Gli uffici più importanti tra questi vennero sottoposti, con una legge del 1444, ad un sistema di reclutamento particolare. Dovevano essere assegnati per elezione per soli 4 anni ai soli cittadini originari, vietando il cumulo delle cariche nella stessa famiglia e con l'impossibilità di servire in magistrature dove già fossero impiegati parenti fino al terzo grado. Questo programma ambizioso ebbe risultati limitati. Al suo parziale fallimento contribuirono soprattutto gli ufficiali stessi, pervicacemente intenti ad aggirarlo in due modi, ottenendo un ufficio per grazia oppure trasmettendone la titolarità a figli e nipoti. A fine 400, ad esempio, l'udienza quotidiana del Consiglio dei Dieci viene descritta come molestata e infestata da una folla di richiedenti che il loro ufficio fosse confermato a vita, o meglio ancora, come si usava a dire, sulla testa di figli e nipoti giovanetti. A inficiare la riuscita di questo sistema meritocratico di reclutamento, che non aveva pari in Europa, ci si mise poi lo Stato stesso, che ricorse alla vendita di questi uffici. Nel 1510, nei momenti più difficili dopo la sconfitta di Agnadello, per recuperare quattrini venne deliberato che chi serviva in un ufficio a tempo determinato potesse averlo in vita o potesse intestarlo a un parente. Ciò comportava che all'atto pratico gli uffici erano esercitati da sostituti. Le vendite ripresero nel 1636, continuarono con brevi interruzioni e spesso a blocchi fino all'inizio del Settecento e furono riprese saltuariamente anche dopo. I proventi che se ne ottennero furono apparentemente consistenti, ma solo per il numero elevato di uffici messi in vendita e per il loro valore economico, ma non per la congruità del prezzo di vendita che, come risalta da centinaia di episodi, spesso non superava una o due annate di rendita netta, un fenomeno usuale quando lo Stato svende il proprio patrimonio in condizioni di necessità. Con la vendita degli uffici intermedi che iniziò nel 1636, il principio secondo cui in questa fascia di incarichi dovevano servire solo cittadini originari saltò del tutto. Molte famiglie cittadinesche riuscirono a comperare i propri uffici, ma furono soprattutto i nobili e le famiglie di cancelleria ad acquistare quelli migliori.
La valutazione della preparazione del sostituto poi passò o rimase per intero nelle mani della magistratura in cui egli serviva, a prescindere che fosse originario, nativo, suddito, forestiere, eccetera. Per una fascia di uffici del tutto particolari, i posti di ragionato, cioè di contabile pubblico, si era già tuttavia passati ai ripari. Con una legge del 1581 era stato istituito un collegio di ragionati a numero chiuso e dalle rigorose procedure di missione, dal quale dovevano essere estratti coloro che ricoprivano questi posti assai delicati per il funzionamento amministrativo e finanziario dello Stato. Nemmeno le vendite 6-700esche riuscirono a scalfire la regola per cui, fosse titolare o sostituto, chi esercitava in tali ruoli doveva appartenere al collegio dei ragionati. Salto tutta la parte sulla retribuzione, che dimostra come si trattasse di un sistema di retribuzione che è difficilmente comprensibile nei termini attuali, perché non solo le retribuzioni erano molto composite, ma in parte servivano a scaricare l'onere della costruzione della burocrazia direttamente sulla platea degli utenti, direbbero adesso i nostri burocrati. E questo ci impedisce anche effettivamente di avvicinare alcune figure del tutto teoriche di quanto costasse la burocrazia. E passo brevemente a parlare di efficienza e corruzione e poi chiudo. Non esistono allo stato attuale metodi affidabili per valutare il grado di efficienza ed efficacia di un sistema burocratico moderno. Considerazioni di carattere deduttivo sulla capacità di garantire la pace, il mantenimento dell'ordine e la giustizia rischiano di essere talmente generiche da risultare inutili. Anche affidarsi alle opinioni dei contemporanei rischia di essere fuorviante. Per le sue caratteristiche la Serenissima fu oggetto di una pubblicistica controversistica, indirizzata alternativamente a lodarne o a denigrarne il buon governo aristocratico. Questa pubblicistica usa argomenti specularmente capziosi. In epoca recente lo storico americano Donald Queller ha attaccato frontalmente il mito del patrizio veneziano amministratore, parlando di irresponsabilità civica e portando a sostegno della propria tesi una lunghissima serie di casi di malversazione, corruzione e traffico elettorale. Se avesse allargato la sua indagine agli altri settori dell'amministrazione, le sue conclusioni non sarebbero state probabilmente diverse. In una scrittura dedicata al sistema del maneggio delle casse, cioè dell'amministrazione pratica, e dunque alla piaga degli intacchi, nel 1739 dei magistrati patrizi con accenti insolitamente sinceri riconoscevano amaramente, cito, «per quanto si laudino le età trascorse e gli uomini d'allora, apparisce che nel nostro mondo economico non vi sono mai stati lustri, nonché secoli d'oro, ma che si è rubato sempre». Era il riconoscimento che tutti quei comportamenti che oggi genericamente indichiamo come corruzione erano estremamente diffusi nell'amministrazione veneziana, come peraltro nelle altre amministrazioni d'antico regime. In sistemi burocratici i cui costi erano ancora in parte scaricati sugli utenti e in cui lo Stato faticava a farsi carico per intero o adeguatamente della retribuzione degli ufficiali, si trattava in qualche modo di fenomeni funzionali, non patologici. In un quadro di relazioni sociali ancorate a criteri giuridici che bloccavano l'ascesa di ceti e individui emergenti, erano questi i mezzi, quelli che noi chiamiamo oggi corruzione, che erano spesso utilizzati per farsi strada. Non a caso nella controllatissima cancelleria ducale, dove il reclutamento, gli scatti di carriera, la retribuzione erano minuziosamente regolati, simili episodi erano più difficili da perpetrare. E vado alla conclusione, riprendendo dei temi sui quali Gherardo Ortalli ieri ha impostato un po' il discorso. Per un simile sistema, il gradiente della modernità appare poco appropriato.
e in definitiva poco utile quale indicatore di trasformazione. Il modello weberiano di funzionario impersonale e gerarchicamente organizzato non può essere considerato l'obiettivo finale sul quale misurare lo stadio di sviluppo delle burocrazie dell'età moderna. Si prende ad esempio il fenomeno della venalità delle cariche. Esso è stato in passato considerato un segnale di arcaicità dei rapporti burocratici, il permanere o il ricomparire nel corso del Seicento di una concezione patrimonialistica dell'ufficio di stampo medievale. Ma ad un'analisi più approfondita questo schema interpretativo non regge. La venalità a cui vennero sottoposte le cariche intermedie veneziane nel Cinquecento e soprattutto nel Seicento ebbe un significato diverso. Trattandosi di cariche che prima venivano distribuite solo a cittadini originari e che per effetto della venalità furono alienate al miglior offerente, la loro vendita contribuì alla depersonalizzazione dell'ufficio, alla sua monetizzazione, all'abbandono del criterio di ceto che ne sovrintendeva l'assegnazione. Consideriamo poi gli uffici patrizi. Tra la fine del Cinquecento e la fine del Settecento la popolazione aristocratica si dimezzò. Lungo il solo Settecento il numero dei nobili maschi abili al maggior consiglio scese da 1700 a 1000. Nel frattempo era anche diminuito, soprattutto dopo la perdita dei possedimenti in Levante, il numero dei posti da ricoprire, che tuttavia, secondo i calcoli di Oliver Thomas Domzalski, assommava sempre a 900 posti. Trovare questi 900 patrizi deve essere stato sempre più difficile. Questo contribuì a rafforzare le distinzioni interne al patriziato, di modo che si vennero più chiaramente a creare circuiti diversi di cariche pubbliche. I nobili poveri tendevano a servire nelle quarantie, i posti di potere nel Senato e nel Consiglio dei Dieci divennero invece sempre più appannaggio di un cerchio ristretto di famiglie ricche e vecchie. Ogni nobile poteva naturalmente dare il meglio di sé in ogni posto, ma più ancora che nella Venezia rinascimentale, a fine Settecento fu la fortuna della propria famiglia, più che la virtù o i talenti, a determinare il ruolo pubblico di un patrizio. Questa sorta di divisione del lavoro interna alla classe aristocratica può essere letta in vari modi. Fu senza dubbio un'accentuazione della naturale tendenza oligoplutocratica del sistema veneziano, però può anche essere interpretata come riflesso di quella tendenza alla specializzazione professionale che contraddistinse tutti gli apparati amministrativi europei. Anche la questione dei rifiuti alle elezioni può essere variamente interpretabile, come il distacco psicologico di una parte del patriziato dai destini della Repubblica aristocratica, ma anche come il prefigurarsi di una nuova figura di alto funzionario adeguatamente remunerato. Dal più ampio mondo delle cariche intermedie cittadinesche vennero poi, nel corso del Settecento, alcuni tra i personaggi più importanti della burocrazia veneziana. Uomini degni di comparire tra i grandi rinnovatori della burocrazia del secolo dei lumi, come Gerolamo Costantini, il ragionato che sovrintese ad iniziative economiche e statistiche, come la redazione del primo bilancio riepilogativo del 1736, e diede il suo apporto decisivo anche alla grandiosa operazione delle anagrafi venete. Oppure Piero Franceschi, il protagonista dell'opera della deputazione ad pias causas, tra 1767 e 69, e ultimo consultore in iure della Repubblica. Piero Franceschi, definito da Gaetano Cozzi, cito, la personalità più lucida non solo della burocrazia, ma di tutta la classe dirigente della Repubblica. In conclusione, la trasformazione dell'attività amministrativa in qualcosa di diverso dalla tradizionale funzione giusdicente fu un processo più lungo di quanto sostengano gli storici del diritto, che ne individuano l'origine nelle trasformazioni costituzionali di fine Settecento delle grandi monarchie europee. Ambiti amministrativi nei quali cominciarono ad elaborarsi procedure, prassi, figure e comportamenti utili a una amministrazione attiva sono rinvenibili anche nell'apparato di una repubblica aristocratica come la Serenissima e fin dall'epoca rinascimentale.
Si è visto il caso della cancelleria ducale, si potrebbe citare l'introduzione di pratiche contabili e di organizzazione del lavoro che gli studiosi di Accounting History hanno giudicato incredibilmente avanzate. Nel quadro di uno Stato che manteneva saldamente un'impronta di città, nuove forze, nuove tensioni e nuove spinte additarono una strada per lo sviluppo dell'amministrazione che sarebbe stata però seguita da altri. Grazie.